lasciamo Roma per compiere un giro nel Lazio. Ci colpiscono subito la varietà e la luminosità del paesaggio. Siamo a Tivoli e facciamo il primo ciak nel solenne giardino di Villa d'Este. Ecco il viale delle 100 fontane. La fontana dell'Ovato. E la fontana dell'organo idraulico. Poi entriamo nella zona dei castelli e a Marino vediamo la fontana dei Mori. A Grottaferrata, fortificazioni quattrocentesche cingono la chiesa di Santa Maria. A Frascati sostiamo innanzi al Teatro delle Acque. E a Castel Gandolfo ci interessiamo del secentesco palazzo apostolico con l'antistante Fontana del Bernini. Sul mare ci soffermiamo a Formia. E al castello di San Severa. Risaliamo fino a Montalto di Castro, dominato dal castello Guglielmi, ed iniziamo un largo giro verso l'interno. Visitando nei pressi di Vulci l'abbadia medievale e il vicino ponte etrusco-romano. Proseguiamo per Tuscania, ove siamo attratti dalla chiesa di Santa Maria Maggiore, la cui bellissima facciata riecheggia motivi umbri, thank you.
sul colle, vicino alla città, accanto alle possenti torri che ricordano l'importanza militare di un tempo, ci soffermiamo innanzi alla chiesa di San Pietro, uno tra i più interessanti monumenti del Medioevo italiano. Alcuni cartelli stradali ci indirizzano verso la città che muore, Civita di Bagnoregio. Le continue erosioni sgretolano l'altura di tufo su cui essa sorge. Dalla medioevale porta Santa Maria si giunge nel vecchio centro. I pochi fiori che adornano le case pressoché abbandonate non fugano l'amarezza del triste spettacolo. Ma la varietà è una caratteristica del Lazio. Così, fatti pochi chilometri, giungiamo a Bomarzo, feudo degli Orsini, per scendere al Parco dei Mostri, complesso monumentale tra i più singolari della regione, fatto costruire da Francesco Orsini intorno al 1564. Inoltrandoci sempre più nell'interno, raggiungiamo Vitorchiano, pittoresco paese costruito ai margini di uno scoglio tufaceo. Proseguiamo per Caprarola, dominata dal Palazzo Farnese e dal suo bel giardino. E poi, in rapida successione, vediamo Sutri, col vicino anfiteatro, uno tra i più suggestivi monumenti del Lazio. Castello di Nepi, e quello di Rocca Sinibalda.
azzurre ciclopiche di alatri, la cattedrale di Veroli, con a pochi passi un raro esempio di calendario romano. Anagni, con il bel duomo eretto sul luogo dell'antica Acropoli, e il palazzo di Bonifacio VIII. Favoriti da tempo splendido, saliamo al Terminillo, importante stazione di sport invernali dell'Italia centrale. Tornati al mare, ci poniamo alla ricerca di vestigia etrusco-romane. Eccoci così a Tarquinia, di fronte al castello Vitelleschi, importante sede di antichità etrusche. Per ammirarne il cortile interno, ricco di sarcofagi. E i due archi romanici che ne costituiscono la parte più antica. Percorriamo poi la necropoli di Cerveteri, altro importante centro archeologico etrusco, per meditare innanzi a sepolcreti ora monumentali, ora modesti. Ci meravigliamo per le tracce ancora visibili lasciate dai carri. Proseguiamo per vedere l'anfiteatro di Tuscolo. Il tempio di Ercole a Cori. Il sepolcro degli Orazi e Curiazi ad Albano, e presso Ostia un esempio di architettura militare.
giungiamo così ad Ostia Antica per osservare il teatro costruito da Agrippa. La via principale, l'aula di Venere, ed infine ci rechiamo a Villa Adriana per indugiare innanzi ai resti del Palazzo Imperiale. Del canopo, eretto ad imitazione di un quartiere della omonima città egiziana, e del teatro marittimo ove l'imperatore amava ritirarsi in solitudine. Ma dopo tanto correre, sentiamo il desiderio di sostare sui laghi. E siamo così ad Albano. Nemi, a Bolsena, a Vico, a Turano, e a Bracciano. Ingentilito dalla superba mole del castello Orsinio de' Scalchi. E poiché il Lazio abbonda di centri religiosi, visitiamo, nei dintorni di Rieti, i 4 santuari francescani.
Il convento della foresta, ove San Francesco sostò nel 1225. Il convento di San Giacomo presso Poggio Bustone. Con affreschi riproducenti storie del santo. Il convento di Greccio, ove San Francesco ebbe l'idea del presepe. E il convento di Fonte Colombo, chiamato il Sinai francescano perché qui San Francesco dettò la regola dell'ordine. Poi scoviamo le due più belle abbazie della regione. L'abbadia di Fossa Nova, primo esempio in Italia di architettura gotico cistercense, e l'abbazia di Casamari, complesso monumentale ancora più ricco. Infine, seguendo il corso del Tevere, concludiamo il nostro viaggio sul mare.